Ehi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti ancora qua nel box dove c'è la mia moto, perché volevo parlarvi di un argomento molto interessante, credo per molti, soprattutto per i più giovani, magari per i più inesperti, perché appunto mi fate spesso queste domande su Instagram anche recentemente. Io volevo appunto spiegarvi un po' la questione scarico aftermarket, se è omologato, se non omologato, quali possono essere i rischi e le sanzioni. Io ovviamente sapete monto un ARV qua sul mio GSX-R al quale ho messo il DB Killer. L'ho messo semplicemente perché facendo magari molto vlog sono magari distratto quando parlo e non mi accorgo quando magari c'è un posto di blocco. Quindi magari o di evitare problemi nel caso appunto vengo fermato con lo scarico senza il DB Killer ho deciso di tenerlo, di metterlo e quindi io giro col DB Killer. E ci sono delle differenze appunto tra girare con lo scarico omologato col DB Killer e senza DB Killer, e quindi adesso ve le spiego. Ovviamente diciamo, primo punto, ovvero scarico omologato con il DB Killer, non rischiate assolutamente niente. Questo ovviamente nel caso che lo scarico sia originale e appunto omologato, quindi non parlo di magari gli SC Project che si comprano su AliExpress, anche se ultimamente vi danno un certificato di omologazione che ovviamente è falso, però ve li danno insieme anche allo scarico fasullo, quindi diciamo che ci sono anche queste cose, però diciamo che in genere, appunto, comprando uno scarico originale omologato per il vostro modello per l'uso stradale, vi arriverà a casa anche un tagliandino, diciamo un certificato di omologazione, appunto, per lo scarico. Quindi voi mettete questo tagliandino nella sella della moto, nel portaoggetti, nel portafoglio. Nel caso che veniate fermati dalla polizia, vi fanno storie sullo scarico perché vedono che è stato cambiato, vi basterà far vedere il certificato di appunto omologazione dello scarico e semplicemente non vi diranno niente perché comunque appunto lo scarico è a norma e può essere montato, potete circolare tranquillamente con questo terminale aftermarket. Ovviamente tutto cambia nel caso che voi andate in giro senza DB Killer e lì possono insorgere diversi problemi. Ovviamente io in 10 anni vi dico non ho mai avuto problemi riguardanti il DB Killer perché io ho sempre girato comunque con la moto con scarichi comunque senza DB Killer, però anche quando mi hanno fermato non mi hanno mai fatto rogne, non m'hanno, anche se sono accorti che mancava il DB Killer, mi hanno fatto la romanzina, ma non mi hanno mai, diciamo, fatto multe solo per i DB Killer. Però comunque sia, magari se uscite la domenica sul passo di montagna, sapete, sono lì apposta per controllare le moto e in quel caso può essere che vi faranno storie per i DB Killer. E in questo caso appunto ci sono due sanzioni principali, diciamo, ci sono due articoli che possono applicarvi. L'articolo 72 e l'articolo 78. L'articolo 72 è anche quello meno pesante, parla di una modifica all'impianto appunto di scarico, nel senso che vi manca un pezzo di DB Killer, quindi vi applicano l'articolo 72, che è quello più leggero perché c'è una sanzione che va dagli 80 ai 300-400 euro, mi sembra, e finisce là, quindi diciamo è solo una sanzione a livello appunto pecuniario. Se invece, come in molti casi anche recenti, vi applicano erroneamente l'articolo 78, lì si parla di una multa oltre i 400 euro, oltre 400 euro, e si parla anche di una sospensione della carta di circolazione e una revisione straordinaria del mezzo. Quindi ovviamente ragazzi è molto più pesante come sanzione, quindi diciamo bisogna anche starci attenti a queste cose. E vi dico, non è raro che applicano l'articolo 78, dico erroneamente perché l'articolo 78 parla di un'alterazione dello scarico, cioè nel senso che l'impianto di scarico secondo loro è stato in qualche modo alterato e quindi non è più conforme, non è più a norma, quindi conti fatti neanche la moto è più a norma e ve la mandano in revisione. È sbagliato perché qua si parla di articolo 72 se proprio perché manca il DB Killer, quindi lo scarico rimane sempre a norma, semplicemente non c'è più il DB Killer. E quindi ragazzi, questo è tutto. Adesso sapete un po' le differenze appunto, sullo scarico omologato o non omologato. Io vi consiglio di girare col DB Killer se potete, perché comunque il DB Killer migliora anche un po' l'erogazione, perché comunque senza DB Killer fate più casino, però l'erogazione peggiora un attimino, soprattutto la coppia medi bassi sulla mia senza DB Killer era peggiorata. Quindi il mio consiglio è girate se potete con il DB Killer. Un'altra cosa, prima di chiudere il video, io vi consiglio di fare questa modifica sulle moto, soprattutto nuove, di togliere ovvero il catalizzatore, che è questa padella qua, che diciamo c'è prima dello scarico. Qua andate dal meccanico, ordinate un decat, che è un tubo di raccordo, che di fatto elimina questa parte qua, diciamo il decatalizzatore, la moto farà molto più casino.
Ovviamente è una modifica questa non legale, quindi ragazzi, se la fate andate incontro anche lì a dei rischi. Io pensavo di farla perché comunque il suono dello scarico ne guadagna parecchio. E ragazzi, questo è veramente tutto. Spero di aver chiarito un po' le idee. Se avete domande, fatemelo ovviamente sotto il video. Io nei prossimi giorni penso che ci sarò molto meno sia su YouTube che su Facebook che su Instagram, perché sapete, oggi parto per le mie vacanze appunto di Capodanno a Sharm el Sheikh, quindi se c'è un DVD, se c'è un DVD, se c'è un wifi, metterò altri video, metterò link, se no dovete aspettare quando torno 6, 7. E ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto tramite il solito mi piace. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del Bunker ufficiale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!